Le proposte didattiche dei documenti La ginnastica in schede vengono riproposte attraverso videoclips. L'impostazione segue lo schema del lavoro precedente e ci auguriamo faciliti la formazione di chi vuole iniziare, consolidare e migliorare le proprie conoscenze tecniche nel percorso previsto per la formazione dei quadri tecnici federali. L'oscillazione è il presupposto fondamentale per lo sviluppo di tutti gli elementi, da quelli più semplici, chippe, infilata, a quelli più complessi, che si sviluppano attraverso l'esecuzione della gran volta, il fattore determinante per mantenere la velocità di rotazione è l'allineamento degli arti superiori con il busto nelle fasi di discesa e durante il passaggio dalla perpendicolare, punto vivo. La velocità di rotazione potrà essere incrementata con l'azione di frustata. Nell'oscillazione indietro, le impugnature devono gradatamente ruotare per mantenere ben saldo il vincolo con l'attrezzo. Aver assimilato le proposte didattiche di semplici circuiti per le azioni muscolari. Ecco alcuni esempi. Avere, infine, una buona preparazione fisica. Nella fase di discesa da dietro, spingere con le braccia in avanti, allineandole con il busto e divaricando gli arti inferiori per superare l'ostaggio basso. Avanzare con il bacino per preparare l'azione di frustata. Mantenere la posizione di leggero arco nel passaggio dalla perpendicolare, punto di massimo caricamento. Completare l'azione di frustata con leggera chiusura dell'angolo busto arti inferiori per immettersi nell'oscillazione ed incrementare la fase ascendente avanti, sguardo ai piedi. Iniziare la fase di ritorno, allineando i segmenti corporei per preparare la frustata e passare quindi dalla perpendicolare. Completare la frustata e chiudere leggermente l'angolo busto arti inferiori per immettersi nella fase ascendente indietro. Riprendere l'impugnatura e dal termine della risalita spingere con le braccia in avanti per preparare nuovamente la discesa. Gli esempi che vengono mostrati sono tratti dal DVD multimedia La preparazione fisica, guida indispensabile per programmare la seduta di allenamento nelle varie fasce di età. Ai cinghietti, eseguire delle piccole oscillazioni ricercando l'allineamento busto, arti inferiori, la spinta delle braccia nella fase di discesa da dietro e la posizione del corpo nella fase ascendente avanti. Inserire l'azione di frustata, condizione indispensabile per il buon sviluppo del movimento. Il passaggio dalla perpendicolare deve avvenire con il massimo allungo di tutti i segmenti corporei. L'esecuzione delle oscillazioni con le scarpe ai piedi favorisce questo apprendimento.
Successivamente trasferire l'esecuzione sull'ostaggio in buca, prestando attenzione alla ripresa dell'impugnatura nella fase ascendente indietro del movimento. Nell'esecuzione ai cinghietti, intervenire con una mano sul braccio e l'altra sul busto o sul dorso per seguire la ginnasta durante le fasi di discesa e di salita del movimento. Per l'esecuzione alle parallele, intervenire con una mano sul braccio della ginnasta per evitare che possa perdere la presa durante il passaggio dalla sospensione o nell'oscillazione di ritorno, e con l'altra mano seguire la fase ascendente avanti e indietro del movimento. Eccessiva chiusura, angolo, braccia, busto. Insufficiente avanzamento del bacino nella frustata. Apertura del corpo nella fase ascendente avanti del movimento.